annunziata a Bruno oggi, se il nostro viaggiatore arrivasse in Calabria, lo porteremmo a... Oggi lo portiamo a Scilla, andiamo nella terra del mito, Scilla, quindi un nome che è di per sé già una leggenda e che nei secoli, sai, in cui il Mare Nostrum, no, il Mediterraneo veniva solcato dalle navi greche, era un nome che incuteva terrore e metteva in guardia dal passaggio dello stretto di Messina. Infatti voglio fare proprio, come dire, un preambolo, no, per raccontare proprio la storia di Scilla, così come veniva raccontata da Ovidio nelle Metamorfosi, no? Quindi Scilla chi era nella mitologia? Insomma, era una ninfa che fece innamorare di sé un dio del mare che si chiamava Glauco, che però era metà pesce e metà uomo, quindi Glauco venne respinto e chiese l'intervento della maga Circe per far sì che Scilla si innamorasse di lui. La maga Circe però risultò essere alquanto gelosa di questa passione e decise invece di trasformare Scilla in un mostro, avvelenando proprio le acque dove Scilla appunto era solita bagnarsi. Quindi Scilla diventa un mostro con 12 gambe e 6 colli lunghissimi da cui spuntavano queste grandi teste dotate di 3 file di denti ognuna. La povera Scilla decise quindi di gettarsi in mare e nascondersi nei pressi di una roccia e da questo antro, no, della roccia si sentivano proprio le urla, i latrati, sembravano i latrati di un giovane cane. E Scilla da quel punto affondava le navi di passaggio dallo stretto. Un mostro pauroso, aiutato in quest'opera distruttiva, naturalmente anche da Cariddi, il mostro in questo caso invisibile, che inghiottiva l'acqua 3 volte al giorno, creava dei vortici e risucchiava tutto quello che si trovava di passaggio. Ebbene, una storia mitica che però affonda le sue, diciamo, come dire, proprio nella realtà. La realtà, il fatto è che lo stretto di Messina ci sono proprio degli incontri, no, di correnti, di acque del Tirreno e dello Ionio che raggiungono altissime velocità, quindi anche i 90 km orari, quindi scatenano dei vortici. Quindi un luogo, come dire, di paura e di terrore che oggi mantiene questo nome e queste leggende. Quindi oggi il mito di Scilla continua a vivere proprio in questo piccolo borgo. Che dove si trova questo borgo? Si trova proprio alle pendici del Parco Nazionale della Spromonte, quindi siamo in provincia di Reggio Calabria, lungo la Costa Viola, la costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria, che prende questo nome bellissimo proprio dal colore dei suoi tramonti, dei tramonti viola, viola descritti così proprio da Platone. E proprio in questo luogo troviamo appunto Scilla, un borgo che è distinto proprio in due parti, divise a metà proprio dal promontorio scilleo, quindi lo scoglio, no, nel cui antro si nascondeva proprio Scilla, uno scoglio sormontato dal castello dei Ruffo, un edificio oggi, insomma, un edificio fortificato che dal 1500 divenne proprio la residenza di una delle più importanti famiglie nobili del regno di Napoli. Stiamo parlando appunto della famiglia Ruffo di Calabria, un promontorio che è sempre stato un baluardo per la sicurezza dello stretto di Messina. Infatti oggi ospita ancora un faro della Marina Militare, ma tu pensa, insomma, che proprio i primi le prime tracce delle, le tracce delle prime fortificazioni su questa rocca proprio risalgono al V secolo avanti Cristo, quindi addirittura è stato luogo di un monastero basiliano, è diventato proprio un presidio militare nel 200, quindi è una storia veramente molto antica per la sua posizione importante. E proprio dall'alto di questa rupe, se guardiamo verso sud, vediamo una bella spiaggia piatta, insomma una spiaggia chiara, quella di Marina Grande, che è delimitata poi da un altro costone di roccia ancora più a sud, ed è il luogo, diciamo, come dire, la marina, no? Dove si concentra un po' di più la vita, dove si festeggia il 16 di agosto il santo che, no, è San Rocco. Mentre se guardiamo a nord vediamo quella frazione di Scilla che fa parte dei borghi più belli d'Italia, e stiamo parlando di Chianalea, il borgo dei pescatori. Chianalea, diciamo già il nome, no, ci dice la sua origine, cioè la piana delle galee, cioè il luogo dove le galee e le imbarcazioni attraccavano. Qui c'è il porticciolo. E diciamo l'aspetto più affascinante qual è? È che le case hanno proprio le fondamenta nell'acqua.
acqua. Viene chiamata infatti la Venezia del Sud perché le abitazioni si affacciano proprio sul mare, cioè sono dentro l'acqua fondamentalmente, e si affacciano sul mare. Noi a decorare questo giardino d'acqua non sono i fiori, ma sono gli scogli, quindi è molto suggestivo passeggiare lungo questa, diciamo, questa unica stradina, no? Che come dite, ci separa dal mare. I vicoli poi che scendono al mare tra un edificio e l'altro, questi vicoletti non sono altro che delle discese per attraccare i gozzi e le piccole imbarcazioni. A volte troviamo anche imbarcazioni attraccate al balcone di casa, quindi una passeggiata veramente molto, molto suggestiva e molto romantica. C'è questo punto, diciamo, più ampio che si chiama Scaro Alaggio, dove c'è proprio l'approdo, no, grande delle barche dei pescatori, che è dominato da un elegante palazzo del 1400 che prende il nome di Palazzo Scategna, ristrutturato appunto anche negli ultimi anni. Oggi tra l'altro ospita un bed and breakfast. Visitare Scilla significa appunto fare questa lunga passeggiata lungo la strada principale che si chiama Corso Annunziata, e diciamo dare lo sguardo sempre verso il mare. Si vede la Sicilia, sono solo 3 chilometri che ci separano. È bello riconoscere anche, tra l'altro, diciamo, la sagoma, no, dei piloni che fino al 92 rifornivano la Sicilia di corrente elettrica, no? Proprio per connessione aerea, quindi il pilone di Santa Trada in Calabria e quello di Torre Faro in Sicilia. Però sicuramente, diciamo, l'aspetto più tipico del paesaggio dello stretto sono i cosiddetti luntri. I luntri sono le imbarcazioni per la pesca al pesce spada, cioè quelle imbarcazioni che sono dotate di un altissimo albero maestro, di una lunghissima prua, dove appunto si trovano i due pescatori. Quello che sta in alto a vista il pesce e il marinaio invece sulla prua con la fiocina in mano è quello appunto che deve pescare. Una pesca sostenibile che caratterizza lo stretto, che ancora oggi è legata a dei rituali molto antichi, e ve ne racconto uno, cioè quello di segnare dopo la pesca la guancia destra del pesce spada con 3 linee verticali e 3 in orizzontale, in modo da lasciare una croce, no? Una serie di croci che vengono ancora oggi interpretate come un riconoscimento nei confronti del pesce per il suo valore di combattente.